Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter. Allora ragazzi, io parto sempre così, lo so, vi ripeto anche che parto sempre così ogni volta, ma io devo assolutamente farlo ragazzi. Io vi ringrazio per il sostegno che state dando tutti quanti per questa serie. La cosa che mi sorprende di più è che non siete solo interisti ragazzi, ci sono un sacco di ragazzi che mi scrivono che tifano per un'altra squadra, ma comunque seguono la mia carriera con l'Inter. Io vi do un piccolo spoiler: questa carriera con l'Inter durerà ancora un po' di stagioni, ma dopo partiremo con un'altra squadra. Quindi, ragazzi, ci saranno tante carriere quest'anno, non solo quella con l'Inter. Con l'Inter dobbiamo cercare di arrivare più lontano possibile. E grazie a voi ragazzi probabilmente ci riusciremo, grazie, veramente grazie. Ricevo messaggi anche privati che mi dicono che la carriera è bella, io vi ringrazio ragazzi, sono veramente senza parole, non mi aspettavo tutto questo e siete veramente fantastici. Comunque, come ho detto nello scorso episodio, oggi saluterò altre persone, un po' più di 20, però ragazzi siete veramente tantissimi. Se buttate un occhio allo scorso video e guardate nei commenti, ci sono veramente un sacco di ragazzi che vogliono essere salutati, ma io cercherò di tenere il passo e ogni episodio saluterò parecchi di voi. Oggi saluto Giacomo Scarlei, Matteo Michetti, il vostro caro Nico Nico, Riccardo Di Maria, Andri Coci, Sofia Baldin, Cesare Gurrado, Fatlum Sabani, Matteo Mancuso, Tommaso Bianchi, Festa Estrema, Giovanni Barillari, Paolo Bernasconi, Fernando Suglia, Federico Coia, Leonardo Pompa, Usso Nonni 01, Davide Grossi, Chicco Bove, Davide Rossi, Raffaele De Marco, Adriano 28, Luca Spada. Ciao ragazzi, grazie per seguirmi e sostenermi sempre. Mi dispiace per quelli che non ho salutato oggi, ma come ho detto ci saranno altre occasioni perché in ogni episodio saluterò tantissimi di voi. Allora ragazzi, ho un paio di questioni da un po' in sospeso. Una era cambiare il numero Luke Shaw perché aveva il numero 3, il numero di Facchetti. Mi sono sempre dimenticato di cambiarlo, adesso l'ho cambiato. Mi sembra di avergli messo, non me lo ricordo, il 6. Comunque un numero che non fosse così tanto importante come il 3 di Facchetti e il 4 di Zanetti. Vi volevo parlare di una cosa ragazzi, questa carriera ha coincidenze pazzesche con quello che succede nella realtà. Il primo esempio che vi posso dire è che Mahrez nella mia carriera sta facendo molto bene, anche se ultimamente lo sto trovando molto spazio, ma ha fatto benissimo e troverà comunque sempre spazio. E nella realtà ragazzi Mahrez è diventato un fenomeno che fa sempre gol ed è una bestia, assist, gol, pazzeschi. Ma la cosa incredibile è stato lo scorso episodio ragazzi, contro la Roma i difensori della Roma hanno fatto pena, sbagliavano di tutto e hanno fatto esattamente gli stessi errori che hanno fatto i difensori dell'Udinese contro l'Inter. Cosa pazzesca. In più contro la Roma ha fatto due gol con Icardi e gol di Brozovic. Stessa cosa che è successo contro l'Udinese. Coincidenze? Io non credo. Comunque ragazzi, bando alle ciance, oggi andremo a fare tre partite, ovvero Frosinone, Napoli e Fiorentina. Oggi incontriamo il Frosinone e cambiamo un po' la formazione. Mi avete consigliato di cambiare un po' più spesso la formazione. Adesso magari vediamo cosa possiamo fare. Allora ragazzi, io come modulo lascerei questo, ma metterei come prima punta Manai, che voglio farlo giocare. Voglio dargli qualche possibilità. Jovetic, ragazzi, potrebbe essere utilizzato, ma non ne sono molto sicuro, non vorrei rischiarlo. Poi dietro a Manai direi Palacio assolutamente. Al posto di Griezmann andrei con Mahrez e a sinistra direi Felipe Anderson. Ok, direi che così può andare. Poi Brozovic con Ndombele, al posto di Ndombele mettiamo Gnukuri. Ok ragazzi, direi che possiamo presentarci alla sfida col Frosinone con questa formazione. Molto turnover, devo dire, molto turnover. Spero di non fare uno sbaglio, ecco, di non sottovalutare questo Frosinone. Io come sempre gioco con il massimo di impegno, ma ovviamente è un gioco ragazzi, quindi non si sa mai come può andare a finire. Per mantenere la testa della classifica oggi dobbiamo affrontare il Frosinone al Matusa ragazzi, o anche detto Town Park, così a caso. Facciamo molto turnover, ma come detto non dobbiamo assolutamente prendere sotto mano in ogni caso il Frosinone. I giocatori che sono in campo devono dare come sempre il massimo. Calcio di punizione da buona posizione per il Frosinone. Gusher, se non sbaglio, calcia in porta, palla alta che non impensierisce assolutamente Nardi. Posizione importante, ma era importante da mettere in mezzo quel pallone probabilmente. Attenzione al Frosinone che attacca con Longo.
Ma c'è Musacchio che di fisico tiene testa all'attaccante ex Inter. Riparte l'Inter con Palacio. Manai non sa chi darla. C'è Gnucuri che vede partire D'Ambrosio anche se la palla arriva a Mahrez. Vediamo come riesce a gestirla Mahrez. Che palla per Gnucuri! Il tiro di Gnucuri! Le ali ci arriva. Poi la rimette in mezzo Felipe Anderson. C'è Manai! Brozovic fa andare Masuaku che può andare a campo aperto. Ancora Masuaku. C'è in mezzo Manai, la mette in mezzo Masuaku! Ancora Blanchard che interviene. Non un gran cross quello di Masuaku. Un po' lento, devo dire. E può andare adesso in velocità Mahrez. Attenzione perché Mahrez è veramente molto veloce. La mette in mezzo, la mette un po' meglio forse di Masuaku, ma le ali stavolta esce bene. E toglie il pallone da sopra la testa di Brozovic. 45esimo del primo tempo, ragazzi. Attenzione perché è ancora l'Inter che attacca. Manai, che palla per Brozovic! Brozovic! Ciofani! Mamma mia, che chiusura! Che chiusura di Ciofani, ragazzi! E finisce qui il primo tempo, ragazzi. 0-0. Buona occasione per l'Inter. Non sfruttate, diciamo così. Come vedete, è stata una partita un po' bruttina. Speriamo di far meglio nel secondo tempo. Attenzione a Mahrez. Bella palla per Gnucuri! Manai, la lascia sfilare Gnucuri! Manai colpisce, ma colpisce malissimo. Ha tirato veramente male qua Manai. Ottima occasione ancora per l'albanese. Palacio, Manai, ancora per Mahrez. La mette in mezzo Mahrez, dove c'è Palacio che stavolta colpisce di testa e anticipa le ali, signori. Che gol dell'Inter. Ancora Rodrigo Palacio che, come detto nello scorso episodio, ogni volta che viene messo in causa risponde presente, ragazzi. Ma risponde presente anche Mahrez, signori. Gran cross di Riyad Mahrez stavolta col contagiri. Pallone perfetto in mezzo. Azione che è andata proprio da Palacio. Poi Manai che l'allarga per Mahrez che mette un gran cross in mezzo. E Palacio di testa anticipa le ali. Portiere inesperto che ha appunto bisogno di esperienza per crescere anche in queste piccole cose. Uscita a vuoto e colpo di testa di Palacio che firma l'1-0 per l'Inter. Attenzione a Frosinone. Con Verde, Longo, il tiro di Longo. Palla alta, ottimo 1-2 con Verde. Attenzione perché probabilmente si è fatto male Mahrez, ragazzi. Ma il Frosinone attacca. Gusher la mette in mezzo. Dove c'è Longo? E c'è il pareggio proprio di Samuele Longo, l'ex del match. Con Mahrez a terra, intanto, che non si sa se si rialzerà. Qui Gusher la mette in mezzo. Il gol della merda, diciamo così, perché Nardi era uscito proprio su di lui. La mette in mezzo Samuele Longo che pareggia i conti. Uno pari. C'è da solo Griezmann, ragazzi. Non può fare. Può far poco e niente. Poi attenzione, Brozovic. Per Biabiani. La mette in mezzo a Biabiani. Attenzione, non ci credo. Quasi autogol del Frosinone, signori. È intervenuto un difensore. E finisce qua, signori. Uno pari. 1-1. Frosinone-Inter. L'Inter viene fermato al Matusa. Incredibilmente, vediamo un po' i dati qui. Ci sta comunque. Ci sta. Purtroppo non abbiamo giocato un bel match. Assolutamente. Ci sta questo pareggio contro il Frosinone. Cioè, ci sta. Per noi non ci sta, porca miseria. Perché ci avvicina probabilmente alla Juventus. Bisognerà vedere come è andata la Juventus, che ancora non ha giocato. Quindi io ne approfitto un attimo per fare gli allenamenti. Icardi che non ha giocato. Inaki Williams che non ha giocato. Anche Calhanoglu. Andrei su Masuaku che anche se ha giocato mi piacerebbe farlo salire per fargli aumentare il valore. Poi ragazzi andrei col portiere perché anche giocando purtroppo Nardi non sta crescendo molto. Mi piacerebbe farlo crescere un po' di più. Allenamenti che non sono andati un granché. Masuaku e Inaki Williams sono quelli che sono saliti di più. Andiamo nell'ufficio a vedere magari se si è infortunato qualcuno. Esattamente, Mahrez si è infortunato. 3 settimane. Attenzione ragazzi, perché ho un'offerta per allenare l'Inghilterra. Allora ragazzi, l'Inghilterra non è una squadra pessima, devo dire. Quindi magari lasciatemi sotto nei commenti un consiglio sul fatto se accettare o meno appunto l'incarico in nazionale con l'Inghilterra, che non è assolutamente male. Andiamo a fare questa formazione contro il Napoli, che io farei giocare in rosso, anche se mi dispiace, ma è proprio brutta questa divisa. E io direi assolutamente che potremmo andare con la formazione titolare con Jovetic prontissimo
a subentrare. Andiamo a giocare questo match importantissimo con Napoli, ragazzi. Mi sono dimenticato di vedere quanto aveva fatto la Juventus. Quindi motivo ancora più importante per vincere. Ah, ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere perché abbiamo, se non sbaglio, 3-4 punti di differenza dalla Juventus. Quindi questa è una partita da vincere o pareggiare. Facciamo, cioè, in ogni caso dobbiamo fare punti. Non possiamo permetterci di perdere punti in questo momento del campionato. Quindi, ragazzi, forza Inter. E facciamo vedere chi siamo veramente. Icardi, c'è largo Griezmann da solo. Attenzione Griezmann che può andare contro Reina. Il tiro di Griezmann. Centrale. Se può andare Icardi. Secondo Gbia. Libero tutto solo da quella parte. C'è Griezmann. Bella palla per Brozovic. Che tiro è, ragazzi? Che tiro è questo? C'è la Noglu. Che palla per Mauro Icardi. Il tiro di Icardi non tira. Non riesce a tirare. Falciato da Maggio. Icardi viene falciato da Maggio. Ma oddio, che passaggio è quello? Zuniga, attenzione, Reina. Io vorrei tanto rivedere quell'azione. Ottimo lavoro tra Kondogbia e Çalhanoğlu. Può andare Griezmann. Stavolta il tiro di Griezmann, c'è Reina. Poi Çalhanoğlu. 1-0 Inter, signori. Hakan Çalhanoğlu è sempre nel momento giusto, al posto giusto. Hakan Çalhanoğlu, signori. Al 41esimo del primo tempo, l'Inter passa in vantaggio con una gran azione tra Kondogbia e Çalhanoğlu. Kondogbia poi la larga per Griezmann. Qui Reina fa un miracolo assurdo perché la toglie praticamente dall'incrocio dei pali. Ma Hakan Çalhanoğlu è sempre lì, signori. È sempre lì. E con la punta la mette in porta perché Reina era ancora per terra dopo la gran parata. 1-0 Inter, quasi allo scadere del primo tempo. E questo ci fa molto bene. Questo gol ci fa molto bene. Attenzione Insigne. C'è Miranda su di lui. Cosa ha fatto Insigne, signori? Come se n'è andato a Miranda? Fuori di testa, ragazzi. Un numero pazzesco di Insigne. Che poi fortunatamente tira fuori. Il Napoli comunque è sempre pericoloso e noi dobbiamo stare attenti. Può ripartire l'Inter adesso. Con Dogbia, Icardi, Çalhanoğlu. Come gioca però l'Inter in velocità? Brozovic. Fa partire Griezmann. C'è in mezzo Çalhanoğlu, la mette in mezzo Griezmann. Non ci arriva Hakan Çalhanoğlu, signori. Non ci arriva per pochissimo Hakan Çalhanoğlu. Attenzione a Damsic. Davanti a Nardi, il tiro di Damsic. Nardi fa buona guardia sul primo palo. Attenzione a Kirikes che sbaglia tutto perché c'è Icardi. Il tiro di Çalhanoğlu, signori. Pepe Reina la mette in calcio d'angolo. Attenzione Icardi. Secondo Gbia. Un'altra palla d'oro per Çalhanoğlu. Poi Reina. La palla resta lì. Kirikes la toglie dalla linea di porta. Poi quando Gbia prova una rovesciata sulla linea praticamente fuori aria. E non gli viene. Ma il Napoli sta ripartendo velocissimo con Hamsik. Allora ragazzi, metto gli Aic al posto di Perisic. Che ho bisogno di qualcuno che mi corra là davanti. Cavo Icardi e metto Jovetic. Ritorna Jovetic dopo tantissimo tempo in campo per un infortunio abbastanza grave, devo dire. Se non sbaglio si è rotto l'osso sacro, ecco. Attenzione a Jajic. Ottima palla per Jovetic. La mette in mezzo Jovetic per Çalhanoğlu. Attenzione, Çalhanoğlu. C'è in mezzo Griezmann che la tira in porta. 2-0 Inter, signori. Raddoppio dell'Inter. Ma che azione spettacolare. Che azione spettacolare, signori. 2-0 Inter. Gol e assist per Hakan Çalhanoğlu, che sta diventando sempre più fondamentale. Ma anche fondamentale lo è Griezmann. In qualche modo faremo girare tutti, signori. E Jovetic ha già fatto vedere che è tornato, signori. È tornato Steven Jovetic. E adesso il Napoli, ragazzi, guardate il Napoli. È tutto su, signori. Mancano 10 minuti e il Napoli è tutto su. Se riusciamo a rubare un buon pallone, riusciamo a ripartire alla grande. Attenzione, Çalhanoğlu per Jovetic. Può andare Yo-Yo. Può andare Yo-Yo davanti a Reina. Può andare Yo-Yo. Jovetic! Che tiro osceno, signori. Mancino bruttissimo di Stefan Jovetic. E Jovetic è già lì ancora che ritorna. E finisce qui, signori. 2-0 per l'Inter. È stata una partita difficile. Veramente molto difficile. Con un Napoli tosto. Ma grazie alle nostre ripartenze siamo riusciti
a fargli male. Adesso vi faccio vedere come siamo messi in classifica, proprio perché prima non siamo riusciti a vedere se la Juventus ha vinto in qualche modo. E sì, sì, ha vinto, quindi abbiamo 3 punti, ragazzi, 3 punti dalla Juventus. Sono pochi, ragazzi, non dobbiamo mai sbagliare e dobbiamo anzi sperare che, appunto, sbagli in qualche modo la Juventus. Molto bene, devo dire, molto bene. 3B, Nardi sempre un po' così così, ma è giovane, ovviamente, ragazzi, è molto giovane. Ora, signori, concentratissimi al match di Coppa Italia con la Fiorentina. Al posto di Perisic direi Felipe Anderson, e così la formazione è più che ottima, ragazzi. Mi piace molto affiancare con Ndombele, un titolarissimo, uno tra Gnukuri e Brozovic, perché entrambi, ragazzi, non riescono a trovare molto spazio, e così riesco bene a farli giocare, a metterli in mostra, ma soprattutto a farli crescere, sia di potenziale che di valore di mercato. Signori, siamo a Firenze, Fiorentina-Inter, partita di ritorno di semifinale di Coppa Italia, ragazzi. L'andata è finita 2-0, se non sbaglio, ma ricordiamoci che la Fiorentina è una squadra veramente, ma veramente pericolosa. In qualsiasi momento potrebbe colpirci, come abbiamo già visto anche in campionato, che ci ha dato veramente tanto filo da torcere. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare sul pezzo, come dico sempre io. Sempre sul pezzo, ragazzi, e forza Inter. Con Ndombele, attenzione che c'è un gran buco per Jovetic, davanti al portiere, Tatarusanu. Masuaku, che bella palla per Ndombele, il tiro un po' defilato di Ndombele, ma Tatarusanu compie un vero e proprio miracolo, signori. Dopo 10 minuti, altra buonissima occasione per l'Inter. Attenzione Carri, che ruba un gran pallone, il tiro di Carri da fuori! Ancora Tatarusanu. Ottimo recupero di palla di Felipe Anderson, che poi lancia Mauro Icardi. Attenzione Mauro Icardi, il tiro al volo di Mauro Icardi! Ma ancora, Tatarusanu ci mette la mano. Attenzione a Kalinic. C'è mezzo Bernardeschi, ottima palla, largo per Pasquale, che la mette in mezzo. Dove c'è? Matias! Il tiro fuori. Gnukuri al largo per Masuaku. Felipe Anderson, il tiro di Felipe Anderson, che si gira in un fastoletto, signori, credo fosse entrata. Credevo fosse entrata al 40esimo del primo tempo. Una grande azione dell'Inter, ma la palla esce di pochissimo. Davvero poco. Poi Tatarusanu! Ancora! Attenzione a Bernardeschi, ancora prova il tiro, ancora Nardi. La Fiorentina prova i tiri da fuori. Finisce qui il primo tempo, ragazzi, 0-0. Un primo tempo che ci ha visto dominare per quanto riguarda le occasioni, ma che poi ci ha visto anche rischiare molto nelle ripartenze. E intanto due cambi importanti per la Fiorentina, perché esce Matias Fernandez ed entra Borja Valero, esce, se non sbaglio, Kalinic ed entra Giuseppe Rossi. Attenzione Borja Valero che prova il tiro! Traversa! Traversa di Borja Valero, signori. Qua dobbiamo fare un paio di cambietti. Jovetic apre tutto per Inaki Williams. Attenzione che può andare Inaki Williams davanti a Tatarusanu. Il tiro di Inaki Williams, Tatarusanu. E poi finalmente Jovetic, signori, ritorna al gol. 1-0 per l'Inter all'83esimo. Il discorso passaggio del turno chiuso. L'Inter è in finale di Coppa Italia, e qui come al solito prendiamo in contropiede la Fiorentina, che è in ultra offensiva e che quindi lascia veramente tantissimi spazi in difesa. Qui abbiamo giocato bene con la velocità di Inaki Williams, ma soprattutto anche col supporto, come sempre, di Stefan Jovetic. E torna al gol anche il montenegrino. E finisce qui il match, signori. Fiorentina che non è riuscita ad imporsi a casa propria. L'Inter ne ha approfittato nel momento in cui forse era messa peggio in campo. Siamo arrivati in finale, ragazzi, per fortuna. Andiamo a vedere contro chi ci sfideremo, e sarà, ragazzi, un ottimo Lazio-Inter. Bel match. Ragazzi, 4-0 della Lazio. Ha avuto abbastanza vita facile nei confronti del Cagliari. Noi ci siamo comportati molto bene nella partita di andata contro la Fiorentina. Siamo riusciti a piazzare 2 gol molto importanti, nonostante le tante occasioni
della viola. Per quanto riguarda i match del prossimo episodio, abbiamo Udinese, Lazio e Empoli. Poi chiuderemo con Genoa, Sassuolo e la fine del campionato, ragazzi. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa prima stagione. Io, ragazzi, vi ricordo di darmi un consiglio sul fatto di accettare o meno l'incarico con la nazionale inglese. Si potrebbe aspettare qualcosa di meglio, probabilmente. Comunque, ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, un consiglio, e noi ci vediamo ad un prossimo video della carriera dell'allenatore, signori. Ciao a tutti, ragazzi.